Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Ci concentreremo oggi su una tematica di grande attualità che sta interessando la gran parte del tessuto imprenditoriale, bancario e finanziario italiano. Oggi infatti basta essere dotati di un minimo sistema informatico di gestione dei dati per poter essere a rischio attacco informatico. Attacchi che oggi sono all'ordine del giorno e che possono comportare per l'azienda importanti danni, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista reputazionale. Stiamo parlando, della cyber security e oggi in particolare ci concentreremo su quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese per prevenire e gestire gli attacchi informatici. E soprattutto cosa è necessario fare una volta che l'attacco si è registrato ed è avvenuto. Ecco, lo potremo fare grazie ai nostri ospiti di oggi che vi presento e che sono Marianna Vintiadis, Managing Director e responsabile Sud Europa di Crawl Italia. Buonasera, benvenuta. Grazie, buonasera. E Alessandro Pissocchini, managing partner dello studio Crippa Pissocchini. Buonasera, Buonasera, benvenuto e grazie. grazie a entrambi per essere qui con noi. Ecco, Grazie. io partirei da lei, dottoressa Vintiadis. Ricordiamo che Kroll è una società attiva a livello globale nell'individuazione, nel contrasto e nel monitoraggio dei rischi in azienda. Per cui, anzitutto le chiederei come si deve effettivamente organizzare un'impresa per prevenire e gestire gli attacchi, nel senso oggi basta effettivamente avere o essersi dotato di un software ad hoc, e più in generale a suo avviso il cybercrime è un problema tecnologico, è un problema umano oppure entrambe le cose? Prego. Grazie, allora questo ha toccato proprio il punto nel centro della vicenda, nel cuore proprio, perché cosa succede? Che la maggior parte delle imprese che incontriamo ci dicono o pensano che il problema del cyber è un problema IT, cioè delegano o relegano addirittura il problema al loro dipartimento tecnico e pensano che installando un certo software hanno risolto il problema. In realtà il problema è di tutt'altra natura e riguarda, nella maggior parte dei casi, e comunque per la maggior parte del rischio che uno prende, il comportamento umano. Un esempio banale, la password è troppo semplice. La password scritta su un pezzettino, su un foglietto di carta e magari appiccicata sullo schermo per ricordarsela, le password che non cambiano mai e che rendono quindi molto facile l'accesso ai sistemi. E questo è un punto chiave perché il 75% degli attacchi che arrivano a buon fine godono della collaborazione colposa o dolosa di un insider. E chiaramente la parte su cui si può tutelare in primis è quella colposa. Ecco, avvocato, io mi rivolgo a lei, le pongo praticamente lo stesso quesito e le chiedo però di rispondere appunto dal punto di vista legale, come può un'azienda prevenire un attacco Ma informatico? sono molto d'accordo con quello che diceva l'amica qui intorno al tavolo con noi, nel senso che l'aspetto umano e quindi conseguentemente della formazione e quindi delle conoscenze è davvero vitale. Cioè, limitare il problema a una questione di carattere tecnologico significa non aver colto l'area effettiva dell'ambito di rischio nel quale ci si muove. In questo devo dire che l'attenzione che le aziende spesso hanno rispetto alle tematiche della prevenzione, anche forti fondamentalmente dell'area sostanzialmente 231, intorno alla quale questa tipologia di reati spesso opera, consente effettivamente una, diciamo così, un'implementazione del fattore, chiamiamolo umano. Cioè, intendo dire, ci si trova sostanzialmente nella condizione di poter
prestare attenzione o dover prestare attenzione al profilo della formazione, quindi della conoscenza, di quelle che sono le tecniche che possono essere evidentemente portate avanti da coloro i quali pongono in essere degli attacchi informatici, e il mondo della 231 in questo aiuta, perché in fondo, essendo spesso molti di questi reati dei reati inclusi nel tessuto della 231, la necessità di assicurare formazione, informazione, prevenzioni, regole di comportamento che magari esattamente le vanno ad evitare, no? Che ci possa essere il ricorso alla password semplice, oppure lasciare il bigliettino sulla scrivania, ecco, ti dà, diciamo così, l'opportunità di intervenire sul fattore umano, che è oggettivamente l'elemento vincente. Del resto, con la 231 il legislatore ha pensato di delegare al privato il tema della sicurezza in generale, cioè della prevenzione dei rischi di carattere penale, e quindi nel momento in cui questa tipologia di reati rientra nell'ambito della 231, ecco che immediatamente l'organismo di vigilanza, le funzioni apicali delle imprese non possono non preoccuparsi del tema di come introdurre dei presidi volti a evitare di essere assoggettati dagli attacchi, ma anche evitare di essere a propria volta dei fruitori di attacchi, perché poi i dipendenti spesso, magari con un eccesso di zelo, con una logica che non è esattamente quella che dovrebbe muovere l'operato del singolo dipendente, pongono in essere dei comportamenti che sono prossimi alla commissione del fatto di reato. Quindi io sono molto d'accordo che il tema va analizzato su più profili, sul profilo tecnologico, ma anche sotto il profilo della formazione e della conoscenza. Quindi non basta, insomma, un investimento in un software, per quanto sofisticato sia, ma serve proprio che l'azienda avvii un percorso anche con i propri dipendenti. E qual è la sua sensazione rispetto a come si stanno comportando le aziende? Cioè, nel senso, effettivamente si stanno organizzando per prevenire i rischi, oppure più spesso si muovono una volta che l'attacco viene perpetrato? Ecco, nella mia esperienza in Italia tipicamente la reazione avviene dopo. È molto difficile trovare aziende che si sono formate e hanno veramente imposto dei meccanismi all'interno che possano porre in essere delle difese che siano partite proprio dal Consiglio di amministrazione, perché il nostro punto sempre di partenza è che non si può decidere che faremo un investimento X per difendere la nostra impresa, e non si può determinare quale debba essere l'entità di questo investimento se non si è deciso a monte qual è il nostro appetito di rischio e che cosa rischiamo noi come impresa e come vogliamo affrontarlo. E questo discorso tende a non essere affrontato a livello di consiglio di amministrazione, tendono a non esserci neanche le competenze tecniche presenti, e non si sa bene spesso neanche da chi convocare per consigliare il consiglio stesso sulle decisioni da prendere. Questo è un tema molto complesso, ma è il nocciolo della questione, perché è una decisione che deve venire dall'alto, non è una cosa che può essere relegato, ripeto, a un dipartimento tecnico. Ecco, avvocato, qual è la sua sensazione in merito? Nel senso, voi venite chiamati per una consulenza ex post o per una consulenza, diciamo, ex ante, e soprattutto vede una differenza tra le grandi e le piccole realtà, magari? Ma allora, sicuramente siamo più chiamati in una fase patologica, occupandomi di penale sostanzialmente, quindi della parte, diciamo così, criminal di queste vicende, sia che tu possa essere, diciamo così, vittima o talvolta autore materiale di queste condotte, interviene in una fase tendenzialmente prevalentemente patologica. Però va anche detto che, proprio come dicevo appunto prima, la tematica della 231, quindi il coinvolgimento della 231, la presenza magari di organismi di vigilanza sensibili a queste tematiche, ti consente effettivamente di svolgere un lavoro, per certi versi anche, se vogliamo, di prevenzione, cioè di cercare in qualche modo di far comprendere che la miglior tutela per l'impresa poi alla fine è intervenire prima che il problema si realizzi. Anche perché poi
per quanto è la nostra esperienza, dal punto di vista penalistico ci sono una serie di difficoltà ad affrontare, diciamo, la questione solo da un punto di vista patologico, e le difficoltà sono di varia natura. Per esempio, innanzitutto noi riscontriamo la complessità del mondo della tecnologia al confronto con quella che è la tassonomia, diciamo così, delle norme, no? Quindi abbiamo la necessità, spesso il legislatore ha la necessità di rincorrere delle nuove, diciamo così, fattispecie, creare nuove fattispecie, perché le tecnologie cambiano, le tecniche si evolvono e tu sei sempre un passo indietro. Quindi i principi di tipicità, di legalità ti impongono poi evidentemente di trovare un contenitore legale all'interno del quale tu devi andare a collocare quel comportamento. E quindi il legislatore è sempre un passo indietro e arranca rispetto alle nuove tecnologie. Dall'altro lato, questi sono anche reati che si consumano in maniera, diciamo, poco definita dal punto di vista della localizzazione, le interferenze con ordinamenti non necessariamente domestici, pensi ad esempio all'abitualità con la quale queste condotte si consumano al di fuori del territorio nazionale, comportano delle difficoltà di interazione tra le autorità e quindi la ricerca dell'informazione non è per nulla semplice. Quindi hai anche proprio poi un problema concreto di concretizzazione, scusi gioco di parole, di quella tematica che si è verificata all'interno della tua azienda, trasferita su un tavolo di un pubblico ministero o comunque di un'autorità che deve porsi delle domande, deve trovare un preteso colpevole o un preteso, diciamo così, autore materiale del reato. Quindi limitare, diciamo così, l'attenzione al dato patologico rischia di non essere, come dire, sufficientemente tutelante, perché la capacità poi di risposta dell'ordinamento, parlo prevalentemente del nostro, quindi di quello che io conosco, sconta i limiti che le dicevo prima, anche proprio dati dalle difficoltà e anche dalla furbizia di questi hacker, che sono sempre più, come dire, abili, a un passo più avanti degli altri, e ti complicano evidentemente le possibilità di intercettare il fenomeno e di poi portarlo evidentemente davanti a un magistrato per la relativa punizione. Il dato poi reputazionale è un altro dato che viene all'evidenza offeso, perché nel momento in cui tu subisci un attacco, se è un attacco significativo, rischi di, per quanto poi magari si riesca anche ad individuare il preteso colpevole, però alla fine della giornata, cioè che il tuo, diciamo, nome sulle pagine dei giornali, sei individuato come soggetto che ha patito un attacco, e quindi anche solo per recuperare il terreno perso dal punto di vista della reputazione non ti è certo sufficiente il fatto che il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, seppur specialistica e specializzata, faccia bene il suo mestiere. Insomma, devi lavorare in maniera diversa per poter recuperare quel gap che hai perso nel momento in cui hai patito l'attacco, insomma. Certo, ecco, per dare l'idea anche di quanto sia pervasivo questo fenomeno, ci sono delle implicazioni cyber anche per l'industria manufatturiera di base. Basti pensare ai frigoriferi con i chip o alle applicazioni per aprire le porte di casa, insomma. E, dottoressa Vintiadis, cosa ne pensa? Quali implicazioni, ecco, cyber ci sono? Questa è una domanda molto importante, perché si pensa quasi sempre, o almeno la mente va sempre sul tema dei dati quando si parla di cyber, anche perché è la cosa più normata in questo momento. In realtà ci sono problematiche legate anche all'utilizzo di microchip con effetti secondari sui prodotti su cui vengono applicati. E il problema può essere, per esempio, quello di non poter tutelare l'oggetto che porta il chip. Un esempio può essere quello che abbiamo già sentito forse più volte, i frigoriferi appunto attaccati con tutta la roba dentro che marcisce. E quindi qui non si tratta di dati, qui si tratta di un attentato, diciamo, al nostro frigorifero, che viene ucciso da lontano. Però da un punto di vista sempre delle imprese c'è un tema secondo me più complicato. Cioè, la cosa che si sottovaluta è che molto spesso, appiccicando un chip sul nostro prodotto, noi entriamo a far parte di un mondo cibernetico di cui noi non siamo
naturalmente esperti. Per esempio, noi magari produciamo mobili e su questi mobili vogliamo mettere, per tracciare l'origine o dare informazioni all'utente sul mantenimento e sulla corretta manutenzione del tavolo, mettiamo un chip, ma noi di chip non sappiamo niente e quindi non siamo pronti a capire le implicazioni complessive del fatto di mettere questo chip. E faccio un esempio: una società di chiavi ha deciso di creare un'app per permettere alle persone che volevano utilizzare questa opzione, soluzione diciamo tecnologica, invece di usare la chiave, di aprire la serratura di casa usando il telefonino. Peccato che hanno sottovalutato che cosa sarebbe successo se il loro server non avesse funzionato per alcuni minuti o alcune ore, come di fatto è successo. Questo ha voluto dire che tante persone, ma veramente tante, sono rimaste chiuse dentro o fuori casa, a seconda della situazione nel momento in cui il server è saltato, finché non sono riusciti a ripristinare i lavori. Allora, qual è il tema qua? Secondo me questa domanda non se l'erano neanche posta, perché non era il loro core business, non è quello di cui loro si occupavano. Loro si occupano veramente di far aprire e chiudere le porte. Degli aspetti tecnologici avevano sottovalutato le nefaste implicazioni. Quindi molta attenzione ci vuole nel capire quali sono i fattori di rischio nell'entrare nell'era tecnologica con i nostri prodotti. Certo, poi ci sono anche tutti i risvolti, no, dal punto di vista penale a cui faceva accenno prima. Le chiedo come il diritto penale si sta, diciamo, adeguando alle nuove tecnologie. Il diritto penale, ma anche il diritto processuale sta come sempre un po' rincorrendo, no, le nuove tecnologie, ma poi ne prende evidentemente spunto. Del resto lei pensa che a partire dalla cosiddetta prova scientifica, che è una prova, diciamo così, introdotta negli Stati Uniti e da noi poi replicata con il nuovo codice del 1988, nuovo si fa per dire, ma comunque quello che poi ha importato i principi dell'ordinamento nordamericano, si è pensato e si è iniziato a introdurre nel nostro processo penale delle prove che hanno a che fare con la scienza, cioè con l'applicazione della scienza, con l'applicazione dei derivati tecnologici. Uno degli esempi, diciamo, più che mi viene in mente in questo momento, più calzante rispetto a quello che raccontava appunto prima l'amica qui presente, è l'utilizzo che in questo momento si sta iniziando a fare, che stanno facendo alcune procure, per esempio, dei cosiddetti captatori informatici. In fondo non siamo molto lontani a quello sostanzialmente a cui faceva riferimento, con altre logiche ovviamente, a quello a cui faceva riferimento la collega, perché anche in questo caso di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'applicazione che viene scaricata sul telefonino, sull'iPad, su quello che sarà il tuo device elettronico, e attraverso, diciamo così, l'attivazione a te inconsapevole come utente finale di questo strumento, legittimamente a questo punto la Procura della Repubblica, dietro provvedimento del magistrato, è autorizzata ad ascoltare, a vedere tutte le movimentazioni che avvengono sul tuo telefonino, sul tuo computer, a copiare e vedere in tempo reale quello che accade, ad ascoltare come se fosse una microspia anche all'interno dell'abitazione privata, senza che ci sia la necessità che sia in corso di consumazione un fatto di reato. Ora, perché porto questo esempio? Perché fino a qualche tempo fa, voglio dire, se anche l'avesse fatto la procura, l'avessimo fatto noi, una cosa del genere, avremmo commesso un reato, no? È ovvio, io vado, che cos'è un captatore informatico fondamentalmente se non una forma di troia, cioè se non una forma di quegli, diciamo così, attacchi informatici di cui le aziende che spesso si avvicinano a noi, si devono preoccupare. Ecco, oggi invece, per rispondere alla sua domanda, il diritto segue talmente la tecnologia che, comprendendo le capacità pervasive e anche investigative che hanno questi strumenti, li fa propri, li utilizza. Del resto, l'avrete letto su tutti i giornali, la più evidente rappresentazione dell'efficacia di questo strumento ce la danno le indagini di recente, diciamo così, pubblicità mediatica, che hanno coinvolto un esponente importante della magistratura, che si è visto a sua insaputa intercettato costantemente sul proprio telefonino attraverso l'applicazione di un Trojan. Allora, questo per dire che cosa? Che effettivamente c'è un livello di capacità di intrusione nel mondo, diciamo così, privato, che è favorito dalle tecnologie e favorito da anche un certo tipo di inconsapevolezza di quello che può accaderti, nel senso che tu scarichi la tua applicazione sotto forma di aggiornamento e buonanotte suonatore. Tu non ti immagini che dietro quello strumento ci possa essere invece un validissimo strumento investigativo che poi può portare a tutta una serie di problematiche anche di carattere
carattere, se vogliamo, più ampie, etico-morali, quello che si vuole, ma in ogni caso ha delle verifiche che fino ad oggi mai si poteva pensare si potesse riuscire a, come dire, ad acquisire con così evidente facilità, no? E questo è il nostro attuale problema, cioè riuscire a creare, diciamo così, dei limiti alla tecnologia, perché poi la tecnologia, applicata al diritto ovviamente, no? La tecnologia ha delle potenzialità enormi che possono essere e debbono essere utilizzate nell'interesse evidentemente dell'accertamento, nell'interesse della verifica, nell'interesse del controllo, ma il bilanciamento finale è un'operazione molto delicata che spetta evidentemente al legislatore, spetta alla coscienza di ciascuno di noi e forse non solo, e alla fine si vedrà che chi la vincerà, ma credo che la tecnologia la spunterà, perché è sempre un passo più avanti, certo, rispetto a quelle che sono le nostre capacità di, come dire, contenimento. Eh sì, sono comunque problematiche che riguardano effettivamente la vita di tutti i giorni, e io vi ringrazio per essere stati con noi. Fortunatamente la puntata è andata bene, senza nessun tipo di attacco, ad un certo punto ho temuto anche per la nostra puntata. Vi ringrazio, è stato molto interessante, e grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, e un appuntamento alla prossima puntata.